Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale, sono K75. Allora, oggi faremo una video ricetta di una torta. Mi è venuta in mente una torta e voglio provare a farla, vediamo se mi viene. Perché io sono qua che sto già iniziando i preparativi per Pasqua, gente, perché qui il tempo scorre, scorre il tempo, scorre. E ora vi faccio vedere gli ingredienti. Vi abbasso, ragazze, così vedete, ecco qua. Allora, ho preparato, mettiamo via la pesa che non ci serve più. 4 rossi dell'uovo, 80 di zucchero, poi tanto me li scriverò sotto, lievito, sale, 50 di latte, mascarpone 2,50, 2,50 di farina, frutti di bosco e poi ho aggiunto delle ciliegine, comunque 300, e bianco dell'uovo. Adesso andrò a montare a fermo il bianco, il rosso dell'uovo insieme allo zucchero e poi ci vediamo dopo ragazze. Eccoci di nuovo qua, montato il bianco fermo, il rosso, vedete che bello giallino che è venuto. Adesso andrò ad aggiungergli il mascarpone e lo gireremo. Io prendo sempre questo qua della Granarolo perché mi trovo proprio bene, lo trovo migliore. Poi sarà una mia fissazione, ma lo trovo migliore. Di legno, andiamo a spezzettarlo e amalgamarlo bene. Vediamo come viene, questa ricetta l'ho presa da Pinterest, vediamo se viene bene. Di Benedetta Parodi, vediamo com'è. Vado avanti a girare e poi ci vediamo dopo, ragazze. Ed eccoci qua ragazzi, guardate che bella cremina che è venuta col mascarpone. Adesso andiamo a mettere la farina setacciata. Ce ne vuole. Vediamo. Andrò a mettere il latte. Adesso vado a mettere il bianco, lo aiuto con una palettina. E questo sempre bianco da in basso verso l'alto, non lavarlo dentro, da in basso verso l'alto per non disfarlo. Poi dopo se vedo che è al massimo aggiungo un goccio di latte, vediamo come viene. Farina, io ho usato quella zero. Per quella posta per i dolci. Il lievito lo metterò adesso, poi per ultimi i frutti di bosco, vado a metterli per ultimi. Vado avanti a girare e poi ci vediamo dopo, ragazze. Eccomi qua, ragazze. Adesso andrò a mettere il lievito. Anche questo è sempre meglio setacciarlo, a mio parere. Io uso sempre questo qua del pane Angeli perché mi trovo benissimo. Anche qui andiamo a girare. È venuta una... così è venuta. E i frutti di bosco io va bene, li ho lavati, poi se si vuole si può metterli anche nella farina per non farli andare sul fondo, mi sembra che tanti li mettono, però io li metto così, vediamo come viene. Piano piano da non romperli.
Perfetto. Adesso vado per prendere una teglia, preparo la teglia e ci vediamo dopo, ragazze. Così vediamo per metterla nel forno. Ed eccomi qua, ragazze. L'impasto è venuto così, bello. Allora, ho già imburrato e infarinato due teglie. Adesso andrò, così ne faccio due, una per sopra e una per me. Cioè una per Pasqua e una da portare invece sopra. Adesso vediamo. Questa invece è già troppo piccolina. Questa per noi, vediamo come viene. Quella per il giorno di Pasqua. Allora la paletta. Vado a passare. Mi viene anche questa, la vado a passare. Vediamo come viene. Ci vediamo dopo, poi la metterò in forno a 180 per 30 minuti. Così almeno sapetevi farvi un'idea, è buonissima, è leggera perché c'è poco anche zucchero, non è molto dolce, a me piace. E dentro così. E io andrò a accompagnarla sicuramente col gelato, il gelato alla crema. Questa invece gliela mando poi sopra alla mia suocerina. E il resto, l'altra ve la faccio vedere se riesco fra un attimino. E ecco qua l'altra, io adesso l'ho capovolta perché era la teglia per intenderci, io l'ho capovolta e la lascio riposare così si abbassa della forma che mi interessa a me, così si rimane più bella da vedere. E la lascerò raffreddare, poi anche qui andrò a mettere su dello zucchero a velo. Ragazze, cioè, poi lasciandola raffreddare viene una bontà, ragazze, veramente, ve lo dico col cuore, cioè veramente, alle ragazze che magari stanno un po' attente, che non vogliono, ma tra l'altro c'è pochissimo zucchero, è veramente buona. Io sto andando avanti anche col sugo, va? Vabbè, ragazze belle, allora, sicuramente la metterò la ricetta di questa torta, torta ai frutti di bosco la chiamerò, e vi piace, ragazze. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Mannaggia. Attivate anche la campanellina, così la mattina vi spavento, perché io li metto la mattina i miei video. E ragazze, veramente, sono carichissima. E se tutto viene come sta venendo questa torta, verrà un capolavoro il pranzo di Pasqua. Ciao ragazze.